terra. Forza, Push, vado ad airport, mi sa. Ma Push, ragazzi, è caduto dalla sedia? Era un attimo solo a prendere un bel dildo. Che io sogno di poter pilotare questo, raga, un giorno. Altro che quei merdini lì. Veramente sogno che un giorno il gioco mi permetterà di pilotare uno di quei mostri lì. Lo faccio schiantare, raga, sì o no? Però veloce, perché sono qua. Vai nell'altra che mi affianco, te li fai da qua, vai. Dall'altra, dall'altra, Push. Push, vai dall'altra, perché ci fanno. Stavano facendo, scendi, bravo. No, no, Push, c'è gente dietro. No, non sto ridendo, mica. Hai visto quanta vita aveva l'elicottero? Era distrutto. L'hanno disintegrato in un attimo. Non l'ho fatto perché volevo farti uccidere come faccio con Roby. Cioè, soprattutto non è la chat che mi ha chiesto di farlo. È un bastardo venduto. Però onesto, riflessi. Oh, infatti, eccolo là, raga. Eccolo là, ragazzi. Eccolo là, eccolo là. L'autocomplimento che c'è. In open, è in open in mezzo alla strada. Ma questo dove cazzo è, raga? Ah, sta pushando? No, ma non ha più. Però ho finito il colpo. Te devi fare te, Però roba da pazzo, ragazzi. Questo. No, quello che non capisco è questo egocentrismo. Ma come mai? Ma da quando è che sei diventato? Cioè, come mai? Da sempre, da sempre. No, cioè, spiega un attimo. Cioè, tu un giorno ti sei svegliato e hai detto, minchia, io sono proprio figo. E il mondo deve sapere che io sono figo. Basta. Quindi quando mi basta finta modestia, quelle robe lì. Ma tu qui, fammi capire, ti descrivi come il migliore, ti descrivi? In tutto quello che fai? Allora, di base, vado dietro a una religione e basta, di preso. Oh! Sono davanti. Ho studiato i punti chiave del giumellismo, che hanno numerosi punti chiave. Sono molto simili a quelli del dipreismo. Sto pushando questo, Godo. A Zacchiel, fuori. Boom. Uno è nella casa, uno è qui. Apprezzo un sacco il fatto che la fai andare safe. Mi autoresso, fratello. Bene, bomba, fratello, bene. Bomba. Cazzo. Questo è il tuo game, Push, fidati di me. Ah, lo sai, bro. Mi è venuta in mente una roba. Sai, bro, tutti gli game sono mia. Mi è venuta in mente una volta, raga. Sono mi? Cos'è che hai detto? Sono mia. Non lo so che cazzo. Tutti i game sono mi. Scherzo, ragazzi. No, comunque. Vabbè, ora non è che c'è. Ognuno è fatto a suo modo. Cioè, essere egocentrici come te non è un problema. Alla fine non fai del male a nessuno. Diciamo che sei molto narcisista. Ti consideri superiore a tutti. È buona. Comunque, una volta, raga, dissi la stessa frase. Mi è venuta in mente perché ho detto la stessa frase a Roby. In uno start doveva tipo. Vabbè, sei bombe. È andato al gulag e gli faccio, Roby, vinci il gulag perché questo è il tuo game, no? Gli faccio, questo è il tuo game. Sai com'è finito quel gulag? Gli ha fatto l'esecuzione la persona. Non ci credo. Fine. L'avversario, ragazzi, sì, fece l'esecuzione in quel gulag. L'importante, ragazzi, io lo dico sempre, è scopare. Ma tu sei uno che lo fa andare parecchio, vero, Push? Prima, ormai c'ho una certa età, brother. A 47 anni un po' smesso, ti fa la verità. Tu l'hai fatto andare. Non riesco. Beh, lo fai andare parecchio, però. Ma a 47 ho un po' smesso. Non mi sento più quello di una volta. Capito? Un po' qualche acciacco, diciamo. Ma guarda, ti dico, io. Sinceramente, ragazzi, credo in una roba. Uno dietro. Infatti. Compagno. Ma che cazzo stava facendo, raga, questo? Era top qua. Top number one. Vedi. Top number one, viva l'edilizia e viva chi ha fatto queste colline con questa contropendenza. Bello, fai stare così. Aveva gli scultori sempre, grandi. Ragazzi, ma cosa cazzo stava facendo sto tipo? Sì, c'è uno. Mia, che sfiga sotto. Che mi puoi. Non vedo una sega. Bravo. Oh! Io su sono safissimo. Aspetta, Push. No. Cazzo, m'ha fatto. Ah, dai giù, m'ha fatto, dai giù. Lo vedo. Cazzo fa quello. Aspetta. Che cazzo spara, me l'hai fatto? 2-2, ho fatto la doppia. Sfruttate sempre, ragazzi, i cespugli. Sfruttate sempre i cespugli, perché vi assicuro che io ho visto scene di gente che mi passava di fianco e non mi vedeva nel cespuglio. Dov'è? Perché ti aiuto? Ah, minchia, sotto di me. Ti dico che questo è morto, sai come? Fightando contro il Krampus. Giuro, fightavamo il Krampus e gli è arrivato un pugno sulla nuca da me dietro. Quello copro. È il più bello animale che c'è. Bravo. Guarda se riesci. Vai, taglia negata, tranquillo. Sai, Berrone, vieni veloce per favore. Bravo. Ricordati una cosa, Push.
Se mi dai in mano uno Swiss, hai il miglior supporter che ci sia. Sì, lo sto dicendo, lo sto, adesso faccio anche un 360, ve lo dico. Però, bro, ti dico solo una roba: da quando mi hai detto il mio game, non ho più killato e sei a 14. O con B, con questa situazione. Eri a 3, eh. È stato un momento, eri a 3, 14 ora. Roba da telefilm. È nell'angolo. Vai, spara, spara, spara. No, vabbè, dai, questa però scam. Andiamo. No, ma ce n'è uno sotto. Finché non lo vedevo, push. Vabbè, io dovrei avere il gulag, esatto, sì. Aspetta che devo perdere il gulag con la pistola, push, un attimo. Qua. Ma chiedermi come ho fatto a vincerlo, non lo so neanch'io. Venire arrivo a prenderti le armi, però non l'ho killato lui, eh. Vabbè, se sei lì comunque. Tanto guarda, da quando si respawna con i perk, raga, è come se non fossi neanche morto. Sono andato a prendere una kill extra e sono tornato, push. Mi ha fatto piacere che ho dovuto lootarmi i soldi davanti ai miei occhi. E comunque ho capito come va. Sì, uno sopra, sopra, sopra. Craccato. A terra, non so neanche come ho fatto a ucciderlo perché non lo vedevo. Bravo. Oh, è dentro uno, è dentro, push. Sopra, 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 perro. Preso. Vedi, questa si chiama vendetta. Mi hai voluto ammazzare? Ma davvero, non ho più killato nessuno da quando mi hai detto il mio game. Ah sì, mi sa di sì, sai. Sì. Minchia, veramente da lì io? Spara. Aspetta, che gli faccio un giro. Gli faccio il giro bizzarro. Utile, ragazzi, questo giro che ho fatto. È servito. Sono uscito fuori per rientrare allo stesso identico piano in cui ero. Ah, ecco da dove cazzo si saliva, da qua. Dove? Ma secondo me erano due, hai delle corazze? No, mi hanno cecchinato da dietro. Vabbè, prendo le tue del cadavere. Bello, devo crossare completamente dall'altro lato. Prenditi un punto buono. Non questo. Bravo, questo sotto. Io posso anche stare qua. Anche da destra ti sparavano. Vorrei tenere la barricata, raga, perché potrebbe clacciare veramente non poco. Ma il problema è che se mi arrivano da davanti, da lì mi vedono, lo stesso qua. A meno che non mi metto così. Così in teoria non mi vedono. Cioè, mi vedono. Perché cosa ma c'era da prendere a terra? No, no, ho la barricata, ma non la voglio. Cioè, se metto qua la barricata è GG perché non mi prendono più da dietro. Possono. Mettine una. No, e no, no. No, la tengo perché secondo me posso temporeggiare. Non credo che arriveranno da dietro. Perché a Liger, minchia, non scende in un buco del genere. Mi auguro. Cioè, non sarebbe proprio la giocata corretta. Però spesso facendo la giocata sbagliata, clacci, quindi. Bravo, finisci. 1v1v1, eh. Ah, ma questa l'avevo visto l'altra, che coglione. Questo sì, intendevi, non avevo capito. Ci sono una a sinistra e una a destra. Indovina chi ha quello in mezzo, io. Vabbè, sei safe qui, sei safe. Vabbè, non hai una posizione buona, però. Potresti mettere la barricata e prendere quella a terra. Sì, 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 ma infatti. Vedete. Ok, lo sta pushando. Oh, non mi sdraia, porco due. Minchia, che posizione c'ha lui su di me, però. Non vorrei ti facesse il giro a destra. Infatti è quello che sta per fare, sai. Può fare tutto il giro. Oh, bravo, vedi, bravo. GG, brother. Buono. Questa è bella, perché poi fa ridere. Questa, ragazzi, è una carrellata di content stasera. Sto mettendo tanti bei content nel carrello. Bel endgame, raga. Ha giocato bene, pulito questo. Bene, cioè nel senso. Può essere il tuo game e poi diventa il tuo assurdo. Ma la verità è che, semplicemente, se ho capito che per giocare a Caldera, per giocare a Warzone adesso, l'unico modo per divertirti è giocare con le armi forti. Non si può trollare, ragazzi. Cioè, non puoi trollare, semplicemente. Perché le armi con cui di solito trollavi su Verdansk, che ti permettevano di trollare su Verdansk, cioè qui, raga, non lo puoi fare. Muori che non hai modo neanche di competere. Cecchini, raga, provate a fare un fight Gorenko contro uno Swiss.